Filippo bisciglia. Non era mai successo, c'entrano Francesca e Manuel. Manuel spiazzato dalla fidanzata sempre più vicina ad uno dei tentatori. Mi ha dato fastidio. E, andata in onda anche la quarta puntata di Temptation Island. E una delle coppie che più ha fatto discutere i telespettatori è stata quella composta da Manuel e dalla sua fidanzata Francesca. Proprio quest'ultima si è molto avvicinata al tentatore, tanto che il fidanzato è stato chiamato improvvisamente in Pinettu per vedere un video. In questa occasione il ragazzo ha avuto modo di vedere la sua compagna passare una giornata felice al fianco di uno dei tentatori. E ovviamente Manuel non l'ha affatto presa bene, anzi. Vedere queste cose mi ha dato parecchio fastidio. Mi ha dato fastidio perché ha fatto delle cose. Quest'ultimo ha però trovato subito il modo di tirarsi su il morale confessando agli altri suoi compagni d'avventura di credere che Francesca non sia particolarmente attratta dal tentatore, anzi. Filippo bisciglia non lo nasconde. Non è mai successo prima, festa rovinata per Manuel. Questo video non ha comunque guastato la giornata a Manuel, il quale ha passato una serata ballando e divertendosi con gli altri suoi compagni d'avventura e con le tentatrici. Tuttavia ad un certo punto la festa è stata interrotta perché i fidanzati sono stati chiamati tutti nel Pinettu per vedere un video. Ed è stata questa la prima volta in assoluto nella storia di Temptation Island che una festa serale è stata bloccata improvvisamente, come rivelato dallo stesso conduttore. L'atmosfera viene interrotta all'improvviso da una chiamata nel Pinettu totalmente inaspettata. Lo stato d'animo di tutti i fidanzati è cambiato completamente perché ovviamente non sanno a chi sono destinate le incredibili immagini che stanno per arrivare. E nel momento in cui sono arrivati nel Pinettu Manuel ha capito subito di essere il destinatario del video. Cosa ha visto? Ha semplicemente notato la sua fidanzata Francesca, la quale la scorsa settimana si è molto arrabbiata, legare sempre di più con il tentatore. Una volta finito l'RWM il protagonista di Temptation Island non ha nascosto tutta la sua delusione. Mi sta dando fastidio, poi mi fa passare come il tipo che le ha fatto mancare tante cose. Temptation Island. Niente di fatto al falò per la coppia. Colpo di scena in diretta. Tutti si sarebbero aspettati un falò scoppiettante per la coppia composta da Francesca e Manuel, e invece ecco arrivare l'ennesimo colpo di scena. Cos'è successo? Né uno né l'altra hanno ricevuto ulteriori video. A esserne sorpresa è stata soprattutto la partecipante al reality delle tentazioni condotto da Filippo bisciglia, la quale ha dichiarato che in questi giorni ha iniziato a stare meglio rispetto al solito perché è arrivata ad una svolta. Ma veramente? Non me l'aspettavo, non so davvero che dire perché non me l'aspettavo, non so che pensare, ero convinta di vedere due terzi video suoi, per tanto tempo mi sono sentita sbagliata. Il ragazzo, nel momento in cui è stato informato che non avrebbe visto nessun video, non ha invece nascosto di essere assai dispiaciuto. Nei video che ho visto precedentemente l'ho vista diversa, sta iniziando ad aprirsi, io sto facendo un percorso su me stesso e ho ritrovato tanta forza, adesso voglio ancora essere libero. Cosa riserverà loro il destino?